Hai capito? Eh? Merdacca! Brucia! Ecco gli stivali dei soldati! Per prima cosa distrussero per sempre la maledetta copia personale della maledetta corazzata Kotionkin. Lasciatela là su di noi! Sui ceci! Sui ceci! Guarda! Il cuocchio della madre! Le carrozzelle col bambino! Ecco il tuo montaggio analogico! Halt! Un momento! Ed ora? Le proiezioni! Guido Baldo Maria Ricardelli fu costretto per 2 giorni e 2 notti consecutive a visionare ininterrottamente a rotazione. Giovannone a coscia lunga, l'esorciccio e la polizia si incazza. Vuole un caffè? Un po' di caffè. Ecco. E stai su, merdaccia! Ughino, un cafferino. No. Bravo, che eroe fantozzi. Fino a che all'alba del terzo giorno la polizia si incazzò davvero. Non avete scampo! Siete circondati! Arrendetevi! Mai! Mai! Fantozzi, sono il direttore dei direttori! Le consiglio di rilasciare immediatamente l'ostaggio e di dare ordine di resa senza condizioni! Mai non ci avrete! Mai, capito? Mai non ci... Forse... Basta! Per compensare in parte il professor Ricardelli della perdita irreparabile della sua preziosissima pellicola, gli ammutinati furono condannati a una punizione orrenda da girone dantesco. Dovevano far rivivere almeno la sequenza principale del capolavoro distrutto, tutti i sabati pomeriggio, fino all'età pensionabile. Possiamo cominciare! Muoia, Pirini! Ah! Oh, sì, giù il giovinetto! L'occhio della madre! Fuoco ai soldati! Mi raccomando, spinghi piano. Sì, ragioniere. Perché oggi è già la quarta volta. Oddio, oh mamma, oddio. Bravo, fantocci. Poi lei è così pienotto, paffuto come un lattante. Stia tranquillo, nessuno le toglierà mai questa parte. Lei ha proprio le physique du rôle. Adesso ne facciamo un'altra, eh? Una? Sì, un'altra. Vabbè. Ne facciamo un'altra? Sì, un'altra. Bene, ha visto il montaggio analogico? Quasi meglio di quello del maestro. Ricominciamo, tutti ai